Buongiorno Milano da Palazzo Marino. La politica è chiamata a una grande prova di maturità. Dobbiamo far vedere quanto valiamo in una situazione ovviamente complessa, ma soprattutto incerta. È come se tutti noi stessimo imparando un po' di più giorno per giorno. Per cui bisogna interpretare la realtà, però bisogna rimanere fermi su alcune regole che valgono sempre. Per esempio, bisogna ascoltare tutti, bisogna ascoltare i cittadini, ma non possiamo farci travolgere dalle emotività. E una seconda regola: le cose si fanno e poi si dicono. Il rischio di annunci o semi-annunci preventivi è veramente un grande rischio. Vi faccio due esempi. Il primo, non so come, ma ieri è uscita questa notizia per cui si sta pensando a ridurre gli orari della grande distribuzione, dei supermercati. Bene, oggi code chilometriche fuori dai supermercati. Il secondo esempio, ieri abbiamo avuto una visita, per amor del cielo, gradita dal vicepresidente della Croce Rossa cinese, il quale si è stupito che il trasporto pubblico a Milano sia ancora attivo. E qualcuno stamattina ha ripreso la questione ipotizzando una chiusura del trasporto pubblico. E sui social parecchi mi hanno scritto: ma perché non chiudiamo il trasporto pubblico? Ora, io dico solo, prima di tutto però bisogna pensare alle conseguenze delle azioni. Provate a chiedere al professor Galli del Sacco, come ho fatto io, cosa ne pensa di questa idea e come fronteggerebbe la mancanza di infermieri. Provate a immaginare coloro che fanno le pulizie o stanno alla cassa nei supermercati, come vanno al lavoro. Allora, dico ciò perché è veramente il momento in cui non bisogna fare demagogia, ma bisogna fare le cose giuste. Non è semplice, e le cose giuste derivano anche da correzioni. Noi abbiamo ridotto la frequenza del trasporto pubblico, i primi due giorni non abbiamo dato un servizio eccellente e poi abbiamo messo a posto, e così via. Per cui bisogna andare avanti con molta attenzione, però ripeto, un invito a me stesso innanzitutto e a tutti i miei colleghi politici: parliamo di meno e facciamo di più. Nel frattempo, buone notizie sul fronte del fondo di mutuo di soccorso del Comune di Milano. Stiamo raccogliendo fondi per aiutare chi sarà più colpito da questa crisi. La buona notizia è che abbiamo tantissime piccole offerte, ma per esempio questa mattina, 5 minuti prima del collegamento, abbiamo visto arrivare un bonifico da 1 milione del signor Giuseppe Caprotti, che ringrazio. Domani spiegherò meglio come funziona questo fondo. Però intanto andiamo avanti, io non posso che chiudere col mio solito invito: stiamo in casa. Buona giornata a tutti voi.